L'attesa no, dovrebbe No? esserci. Sì, appena apparso. Ah, sì. Ok. Benvenuti a tutti nella sessione 3.1, geofisica applicata per le georisorse e le strutture profonde, sessione organizzata all'interno del GNGTS in collaborazione con la sezione italiana e AGSEG. Vi do il benvenuto insieme ai miei due co-convenor, Michela Giustignani e di OGS, Nicola Bienati Vieni. Per motivi tecnici, la sessione rispetto al programma che avete ricevuto avrà un quarto d'ora di ritardo, perché partiamo adesso, prima Zoom non funzionava. E quindi direi che tra poco possiamo partire con la prima presentazione. Prima di introdurre intanto, ok, perfetto, mi date una mano a reinserire chi è in sala d'attesa, vi ricordo che lo slot per ogni presentazione è di 20 minuti, compreso il tempo per eventuali domande. Vi chiedo durante le presentazioni di disabilitare eventualmente le videocamere per risparmiare banda e di mettere in mute il microfono. E soprattutto vi chiedo di porre le domande direttamente tramite la chat di sistema, in modo che poi possiamo dare un ordine e gestire anche la parte delle domande alla fine di ogni singola presentazione. Avremo comunque tempo alla fine della sessione per un momento di discussione in cui possiamo recuperare le domande che eventualmente non siamo riusciti a gestire nei 5 minuti di slot all'interno delle presentazioni. Quindi direi subito che possiamo partire con la prima presentazione del primo gruppo di tre presentazioni che avremo fino a questo punto alle 15.15. La presentazione del titolo sarà data in inglese. La presentazione è Real Time Neural Network Inversion of Airborne T-DEM Data. Peng Bei is presenting, and the authors are Peng Bei, Giulio Vignoli, Viezzoli e Vacca. Please, Peng, if you can share your screen. Yeah, thank you. Yeah, can you see my screen? Very well. Okay, so I start now. Today I talk, I'm Peng Bei from the University of Cagliari, Italy. Today I talk about the real-time neural network inversion of airborne electromagnetic data. And first is an introduction. The possibility of getting reliable results very quick after or even during the electromagnetic data collection would be crucial, not merely for quality check, but also for adjusting the locations of the proper the flat lens during the airborne time domain acquisitions. Also, in the mineral explorations, conductivity depth image, CDI, can be routinely used as the relevance fast tools for reconstructing resistivity models from ATM data, which lowers the accuracies comparing with the inversion strategy. For example, the CDI can get a fast, but the CDI result is fast, but lost the accuracies. The top portion is the result of CDI, and the bottom portion is the result of the inversion. You can see the CDI lost the lateral continuity. And but the inversion, even though gets a high accuracy, but running a long time than CDI. Here we discuss a novel approach based on the neural network techniques. Capable of reconstructing resistivity models with quality comparable with the inversion strategy
but in a fraction time, much faster than the inversion strategy. Second is the methodology. First is a common inversion strategy. The ATEM data usually invert by the minimization of objective function consists of data misfit terms plus the stabilizers, where this is a vector of the measurement A. And M is the vector of the model parameters. F is the forward modeling operator connecting the model M to the corresponding data. WD is the data. WD is the data weighting matrix, usually based on the measurement uncertainty. SM is the stabilizer incorporating the prior knowledge about the resistivity model to be recovered. The multiplier lambda controls the balance between the data and the prior information. Here, the forward modeling F is always one dimension. The lateral constraints between the neighboring models is imposed by the means of the regularization terms. In this respect, considering the stabilizer choice, we adopt a very common options. SM equal to the minimum, the gradient normal stabilizer. Even though the conductivity distribution is locally 1D, the stabilizer acts both along the vertical and the horizontal directions, enforcing some level of laterally coherence. In this framework, the lambda is chosen posterior in order to meeting this condition concerning the key square value. And this is about the neural network strategy. A neural network can be built in order to perform the similar task with respect to the minimization of the objective function equal equation one. The problem of building the effective neural network to map the record measurement into the resistivity vectors over the training dataset is reduced the minimization of the an error functional, this equation four, where the D and M consist of the elements of the couples of training dataset. Instead of update model, the neural network minimization aims at finding the optimal weight W of the connecting between the units, the neural network units. The training dataset should be based on the prior knowledge available about the investigated area. After training the neural network, the trained neural network can be used to predict the inversion model with respect to the observed data. Specific input observed data into neural network from the output layer, we can get the prediction models as the inversion results. Differently from the 1D deterministic inversion, the neural network inversion performed through the equation four. No lateral information is included, and each sounding is inverted separately. And here is a synthetic. Here is a synthetic data to test the neural network approach. We applied a neural network on a known verification dataset. First, we define a true conductivity model. And then by the true conductivity model, we do the forward, get the forward response. By the forward response, we do the neural network inversion, get the neural network inversion model. We compared the neural network inversion model with the true conductivity model and to quantify the result of neural network. Even more, we can also forward the neural network inversion model to compare the forward responses of neural network inversion model with the original forward responses. The first three panels shows the true conductivity sections whose 1D models were inverted to generate the noise-free synthetic data to be inverted. The second three panels consists of the conductivity sections inferred
by the propagated neural network. Comparing the original synthetic data and the calculated ones is showing model by model with this red dots. You can see this data misfit estimation makes clear that the conductivity distribution recovered by the neural network is generally compatible with the observation in 4%. The neural network result is capable to retrieve almost all the features of original models. You can see the neural network emergent result. This neural network emergent result is robust enough to reconstruct the lateral coherence of the conductivity sections, despite each model have been inverted individually. And then is a field test. We compare the results obtained with the neural network against the traditional one deterministic inversion when applied on existing WITAM data. First, we got a WITAM dataset, and we invert by the neural network and compare the result with the inversion by the traditional 1D deterministic inversion. The first three panels demonstrate that the neural network inversion can infer reasonable 1D models within the responses fitting of the observations within 5%, actually within 4%. When the neural network result is comparable with the corresponding 1D deterministic inversion, here is a 1D deterministic inversion. The deterministic inversion with the vertical and lateral smooth constraint is often super in fitting the data. However, the large difference between the two solutions occur when the data fitting of the deterministic inversion is larger and the areas characterized by the high resistivities. This is in agreement with the fact that in general, ATM methods have difficulties in distinguish between different high resistivity values. The last one is the conclusion and discussion. It is clear, the clear advantages of the deterministic inversion come at a price. The neural network inversion take approximately 24 seconds to invert the entire data set. Whereas hours are necessary to perform the same task by using the deterministic approach within 64 CPU server. And the dramatic speed up of the inversion by means of the neural network used make possible. First, on the fly inversion with possible application on real-time server design optimizations. And the second is provide available starting model for the faster deterministic inversion. And third, the last is to have effective QC tools during the data collection phases. And thanks, this is my presentation. I finished. Okay, thank you. Perfectly on time. We have our 5 minutes for questions. So Aldo, please, can you speak loudly and ask your question? Yes, it's a fact that just a run of inversion may be faster than a full waveform in the traditional sense, in the sense that you don't have to propagate waves. But in the estimation on the total computing time, I think that also the training time should be included, and also the time for building the database. And then the story could be a bit different. Yeah, but the advantage is here. We can train once, but use the training neural network to the all of the rest survey. We can train once and use all the time.
Yeah, I agree. Indeed, this is definitely an attractive part of the story. And even more, if this could be in a regional sense, that is, if this could be extended also to, I'm not saying the whole China or wherever, but the area with a similar geology. And what's your feeling about that? Do you think that this is happening sooner or later? Maybe in the future, but now we just use neural network to predict the survey nearby the training survey. Okay, we do not have other questions in the chat. If someone has we have time for one fast question, if someone has one. The chat. Giulio, you are... May I ask directly without writing on the chat? Yes, obviously. Peng, how is it possible to include the altitude error or the error in your process, in your inversion scheme? We definitely need to include the altitude. Actually, we include in the training dataset, include the altitude information already in the data, in the training dataset. When we training the neural network, the training data set, the data in the training data set already includes the altitude information. Okay, Peng, we have another question from one of the conveners. Nicola, please speak loudly. Okay, this is Nicola Vinati speaking. Thank you for the presentation. My question is about the neural network hyperparameters. So how did you pick the network hyperparameters? I test several of the hyperparameters, like how many hidden layers, how many output layers, but not go very deep on the happy parameter. It's just work. When it work and I use it. Okay, I see. Thank you. Thank you. Segui sempre. Reti neurali. Reti neurali. Sei Alessandro. Alessandro, Gebbets, hai la... Alessandro, hai il microfono acceso. Bene, so, thank you very much. So okay. If you have no other question, so thank you very much for your interesting presentation. Adesso passiamo in italiano, passiamo alla seconda presentazione. E dal titolo regole... Let's go. Vai pure. Passiamo alla prossima presentazione di Lipari, Picetti, Bestagini e Tubaro, Regularization of 2D Seismic Surveys via Symmetric Output Deep Prior. Penso che presenterà. Sì, io. Sì. Giusto? Okay. Sì, sì. Condivido lo schermo. Condividi lo schermo. Ok. Vediamo. Perfetto. Ok, perfetto. Okay, grazie Michela, grazie a tutti. Quindi ti presento un lavoro riguardante l'interpolazione di dati sismici tramite reti neurali, tramite reti neurali convoluzionali. Per entrare subito, il lavoro è, diciamo, l'obiettivo del lavoro è abbastanza facile da capire, cioè quello di ottenere un'acquisizione sismica densa regolare partendo da un'acquisizione sismica
sparsa e possibilmente anche irregolare. Ovvero vogliamo passare da una situazione come quella di sinistra a una situazione come quella di destra. Sì, abbiamo indicato. Sento un'altra voce. Sì, infatti, chiudete tutti i microfoni per cortesia. Una situazione come quella di sinistra a una situazione come quella di destra. Si tratta chiaramente di un problema inverso mal posto e ci sono delle pratiche standard per affrontare questo problema nell'industria, diciamo, nella pratica dell'elaborazione dei dati sismici. Possiamo dividerle rossamente in quattro famiglie. Siccome appunto è un problema mal posto, dobbiamo in qualche modo introdurre delle informazioni a priori. A seconda di queste informazioni possiamo dividere in quattro famiglie: tecniche model-based, che in qualche modo simulano una migrazione di migrazione in modo più o meno approssimato, prediction filters, che sottintendono il fatto che il dato sia localmente fatto da eventi lineari, il metodi matrix completion, che si basano sul presupposto che grazie alla sua regolarità il dato sismico è di fatto una matrice low rank, mentre le irregolarità del dato, sia rumore sia tracce mancanti, aumentano il rango di questa matrice. Quindi si tratta di fare una predizione low rank, un completamento di queste matrici, imponendo che siano low rank. Poi metodi basati sulle trasformate, che invece presuppongono che in un qualche dominio il dato possa ammettere una rappresentazione sparsa. Queste possono essere condizionari fissi, trasformate di Fourier, wavelet, curveless e così via, oppure il dizionario, quindi la base, può essere estratta direttamente dal dato. E qui entriamo quindi nel mondo del learning, che ci porta dritti alle reti neurali, che come sappiamo tutti sono di gran moda per ora, sono in grande espansione, e anche noi l'avevamo presentato anche qui al GNGTS, l'ultimo che c'era stato a Roma, abbiamo lavorato molto su queste cose per interpolazione, utilizzando le reti neurali convoluzionali e il paradigma classico. Quindi abbiamo una fase di training in cui dobbiamo fornire coppie di dato corrotto e dato diciamo che vogliamo, quindi dato non corrotto, dato completo. Dopo la fase di training, la rete, i pesi della rete sono stati allenati, si usa la rete con i pesi che sono stati trovati per una fase di produzione in cui forniamo alla rete il pannello, l'immagine, il gather corrotto e abbiamo in uscita il gather interpolato. E vi mostro i risultati che abbiamo mostrato al GNGTS di 2 anni fa, in cui abbiamo per esempio il risultato ottenuto in questo caso con il data set parking, rispettivamente con 10, 30, 50% di tracce mancanti, e questo è il risultato della ricostruzione. Qual è il problema di questi metodi? I problemi sono due, e di fatto in qualche modo mi ricollego alla domanda di Vesnaver della presentazione precedente. Uno è appunto come costruire con il dato di training e quanto ci vuole per fare il training. L'altro è un problema di generalizzazione. Nella nostra esperienza abbiamo osservato che mentre, per esempio, allenarsi su una piccola porzione del dato e fare poi la predizione sullo stesso dato funziona bene, fare poi la predizione su un dato diverso ha delle performance inferiori. Per questo abbiamo cercato anche, diciamo, un altro metodo, un'altra strada alternativa per utilizzare le reti neurali. E questa strada è il cosiddetto Deep Image Prior. In questo caso facciamo riferimento sempre al paradigma del problema inverso, in cui abbiamo una funzione di costo da minimizzare che tipicamente è composta da due termini. Uno, un termine di data fitting, in cui abbiamo il nostro forward, che in questo caso non è altro che una matrice di decimazione, e un termine di regolarizzazione che impone un qualche
Per favore, se potete togliere i microfoni. Ok, un qualche prior. E il, nel Deep Image Prior, invece di utilizzare un penalty esplicito, quello che facciamo è qualcosa di simile a un precondizionamento. Cioè andiamo a cercare la nostra soluzione, il nostro modello, soltanto fra i modelli che sono prodotti da una determinata rete neurale, da un autoencoder, in questo caso indicata come f theta di z, in cui z è una realizzazione di rumore casuale. E, andiamo a fare la minimizzazione rispetto ai pesi della rete neurale. Quindi la minimizzazione è fatta nei pesi della rete neurale e l'ottimizzazione è fatta soltanto rispetto invece alle tracce che conosciamo. Quello che diciamo forse è più complicato da spiegare che da far vedere. Di fatto noi abbiamo il nostro dato osservato e estraiamo il nostro forward, che è questa maschera. Abbiamo un rumore bianco, un rumore casuale, e lo diamo in pasto alla nostra rete ed esce il nostro modello. Al nostro modello applichiamo la nostra maschera e lo andiamo a confrontare col dato osservato e ottimizzare così via via i pesi della rete neurale. E questo qua, di fatto, si è visto che grazie alla struttura autoripetitiva del dato, grazie alla struttura convoluzionale della rete, fornisce una soluzione che è coerente in qualche modo col dato sismico, cioè riesce in qualche modo a catturare la struttura del dato e a predire le tracce mancanti in modo coerente con esse. In questa diapositiva vi faccio vedere un po' come evolve la soluzione al variare delle iterazioni. Partiamo quindi dal rumore bianco e man mano la rete va a ricostruire prima gli eventi più forti e le frequenze e le basse frequenze e poi via via a raffinare il risultato. Quello che abbiamo osservato è che riesce, come vi faccio vedere qui, anche a predire eventi deboli, come queste diciamo diffrazioni sottostanti questa serie di riflessioni, questo gather sintetico. Qui vi mostro la rete che abbiamo usato. Noi siamo partiti con la classica UNET, che era la rete che avevamo utilizzato anche per l'interpolazione col deep learning classico. Poi abbiamo visto che utilizzare invece questa multi-resolution UNET, che è di fatto condivide l'architettura con la UNET, ma ha un backbone, quindi un blocco base basato su questo multi-resolution block, che riesce in qualche modo a catturare le correlazioni a diverse scale. E questa cosa, visto che il dato sismico è comunque in qualche modo autosimile anche a diverse scale, ha migliorato le performance. Abbiamo utilizzato questa strategia anche su dati post-stack, su dati reali post-stack, in questo caso il blocco F3, il dato open source del blocco F3. E adesso invece passo, diciamo, a quello che è l'esempio ideato proprio per il gene GTS. In questo caso, quindi, per il gene GTS abbiamo pensato a un'interpolazione sia di sorgenti che ricevitori di un dato sismico 2D. Come abbiamo fatto? Abbiamo riordinato i dati in un cubo, quindi sorgenti, ricevitori, tempo, e l'abbiamo passato al nostro sistema Deep Prior e abbiamo avuto già, inizialmente anche dei buoni risultati, operando time slice per time slice, in modo 2D. Passando alle convoluzioni 3D, con un leggero incremento del costo computazionale, abbiamo migliorato notevolmente le performance. Un ulteriore miglioramento delle performance è stato dato dallo sfruttare un'altra informazione a priori, abbastanza ovvia, che è la reciprocità. E questa è facilissima da sfruttare in questo caso, cioè imponendo che l'uscita della nostra rete sia simmetrica nella dimensione delle time slice. Adesso vi faccio vedere un esempio,
un esempio che abbiamo costruito col modello sintetico Marmusi. In questo caso, questa sarebbe, diciamo, l'obiettivo, l'immagine in alto a sinistra è l'obiettivo, quindi una time slice sulla griglia densa, mentre partiamo da una griglia lasca in cui abbiamo, se non mi sbaglio, un passo di campionamento di 100 metri fra le sorgenti e di 50 metri fra i ricevitori, o 25 metri fra i ricevitori, mentre il campionamento denso è di 12 metri e mezzo. E questo è il risultato che abbiamo ottenuto interpolando time slice per time slice con convoluzioni 2D. Il risultato è già accettabile con un rapporto di rumore di 11 dB e mezzo, però vediamo chiaramente del leakage nel pannello del residuo, quindi gli eventi coerenti del pannello del residuo. Passando alle convoluzioni 3D, questo è chiaramente diminuito e si vede anche nel rapporto segnale-rumore. Andando poi a sfruttare la reciprocità, quindi la simmetria nei pannelli time slice, il risultato migliora ulteriormente. Qui ci sono alcuni dettagli implementativi, se qualcuno è interessato, però la cosa che vorrei far notare è, da un lato, uno dei limiti di questa, che ci sono ancora in questa metodologia, che è il tempo di calcolo, che comunque il costo computazionale è ancora molto alto perché necessita molte iterazioni per la convergenza. Quindi 70 minuti su una GPU media per un cubo di 512x128x128. Tuttavia, con una strategia che abbiamo chiamato il transfer learning, siamo riusciti a ridurre questo tempo di calcolo di più di un ordine di grandezza, quindi all'incirca 4 minuti. Cos'è questa strategia di transfer learning? Si tratta sostanzialmente di precalcolare i pesi in qualche altro modo. Per esempio, ipotizziamo di avere un survey 3D e quindi dover fare l'interpolazione di vari shot gather 3D. Utilizzando come, diciamo, risultato, come pesi iniziali, invece che pesi random, i pesi del gather diciamo adiacente, riusciamo a ottenere più o meno le stesse performance in 50 iterazioni invece che in 2000 iterazioni. Nel caso di un'acquisizione intera, comunque utilizzare i pesi calcolati su un altro dato sismico riduce notevolmente il numero di iterazioni necessarie per andare a convergenza. In conclusione, abbiamo utilizzato una rete neurale come un prior, quindi come un precondizionatore, come uno spazio in cui andare a fare la ricerca dei parametri del problema inverso, ma al posto di interpolazione. I pesi sono ottimizzati soltanto sulle tracce, ovviamente sulle tracce mancanti, però diciamo c'è il risultato della rete è invece su tutto il pannello, quindi sul campionamento denso, ed è coerente col dato sismico. Stiamo andando avanti per cercare di risolvere alcune limitazioni, una delle quali è che per campionamenti regolari molto aliasati il metodo non riesce a, diciamo, a gestire forte alias per interpolazione di dati sismici regolari. L'altra cosa che stiamo tentando di fare adesso è di combinare i due approcci, quindi il vero approccio deep learning, quindi il classico con fase di training e poi fase di deployment, e il deep image prior. Ok, direi che ho concluso la presentazione, se ci sono domande sono contento di rispondere. Grazie mille. Vincenzo, adesso abbiamo tempo per qualche domanda.
Non ci sono domande sulla chat, quindi magari ne faccio una io. Anzi, c'è una domanda. Nicola, prego. Sì, ciao Enzo, grazie per la presentazione. Sono Nicola Bienatti, per chi non mi conosce. È molto interessante, però la domanda è la stessa che ho fatto all'autore di prima. Come scegli l'architettura della rete, gli iperparametri? C'è un criterio di ottimalità che può essere soddisfatto in qualche modo o di nuovo è solo per tentativi e ci si accontenta del primo risultato ragionevole che si ottiene? Allora, sulla scelta dell'architettura della rete siamo andati per raffinamenti progressivi. Infatti, siamo partiti con la UNET perché era quella su cui avevamo esperienza, avevamo utilizzato per il deep learning classico e sulla quale c'è una mole di letteratura e anche soluzioni preconfezionate, ammetto. Poi siamo passati a questa qui, abbiamo visto dei miglioramenti delle performance. Quindi sull'architettura non c'è un grossissimo studio. Per quanto riguarda gli iperparametri, abbiamo fatto una sorta di grid search, in realtà random grid search, quindi c'è un minimo di ottimizzazione degli iperparametri. Il fatto è che comunque gli iperparametri, abbiamo osservato, hanno punti di ottimizzazione diversi a seconda del dato, in realtà, e del problema. Ok, grazie. Enzo, ciao, sono Paolo Mazzucchelli. In questo caso, uno dei vantaggi decantati dalle neural network, cioè che a valle della fase di training, la fase effettiva di stima del risultato è molto rapida, non è più valido, nel senso che effettivamente con le tecniche DeepImage Prior la fase di training è la fase finale e unica. Visto che non si combatte sui tempi, quindi sulle prestazioni velocistiche, a livello di qualità del risultato, rispetto a tecniche note, a partire dalle più semplici, ovvero il caro vecchio Spitz, fino a quelle un po' più moderne, ovvero tecniche basate sul dizionario nel dominio trasformato multidimensionale. Hai una sensazione, hai dei risultati, dei confronti? Ho qualche confronto e qualche sensazione, diciamo. Sul campionamento, sul problema di interpolazione regolare non ci siamo, ecco, ancora, nel senso che Spitz e le robe classiche mi sembra che vadano meglio perché comunque per il problema dell'alias. Sul campionamento irregolare dipende, nel senso che metodi basati sulle trasformate siamo competitivi se non su quelli basati sui dizionari, mi sembra che alla fine si è ottimizzato, cioè non siamo riusciti, tra virgolette, a batterli. Però alla fine anche quelli lì sono parenti delle reti neurali, nel senso che hanno una fase di training e comunque quelli sono anche quelli abbastanza computazionalmente impegnati. Sì, 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 infatti a livello di costo computazionale Spitz velocissimo, altri no, sì. Chiaro. E poi un'altra domanda, osservazione, per la tua descrizione del transfer learning, se non ho capito male, è stata applicata da un gaver al gaver successivo, quello vicino. Potrebbe essere applicata tra diversi gruppi di time slice, quindi all'interno dello stesso gaver? È stato fatto anche quello, sì. Comunque, ecco... Il miglioramento la velocizzazione della convergenza c'è comunque, è notevole. La roba difficile è da capire quando fare questo early stopping in qualche modo, perché appunto da un gather al gather successivo abbiamo visto c'è un ordine di grandezza tutto se non di più. In altre situazioni, quindi per esempio partendo da un altro dato sismico, magari con geometrie simili, però completamente diverso,
comunque c'è un miglioramento, perché vabbè, è chiaro, qualcosa, cioè all'inizio le reti vanno a vedere angoli, eventi lineari, cose del genere, però è difficile capire qua. Quindi alla fine quello che abbiamo fatto noi è fare sempre le nostre benedette 2000 iterazioni e poi andare a vedere quello che succedeva. Quindi non c'è un criterio di stop, attualmente non c'è un criterio di stop per il numero di iterazioni automaticamente ottimo, diciamo, basato su una funzionale. Al momento no. E quindi quello che succede esagerando nel numero di iterazioni? Allora, nel caso dell'interpolazione non succede niente di male, direi, cioè nel senso a un certo punto ci giriamo intorno. E il problema è, allora, questo tipo di tecniche possono essere utilizzate anche per il denoising. Nel caso del denoising cosa succede? Che si va a... E vai a predire il noise, chiaramente. Grazie. Se non ci sono altre domande, direi che possiamo passare. Puoi interrompere la condivisione, sì. Grazie Vincenzo. Possiamo passare quindi alla prossima presentazione, Geophysical Methods for Source Rocks Investigation, di De Tomasi e Gambacorta, e presenta De Tomasi. Buongiorno a tutti, spero che funzioni tutto. Perfettamente. Aspetta, sono Vittorio De Tomasi e appunto vengo a parlarvi dei metodi per la investigazione delle source rock utilizzando sismiche di superficie. Allora, come noto, le caratteristiche delle source sono importantissime per poter valutare la potenzialità di un bacino. Conoscendone la consistenza, si può infatti valutare tramite le tecniche di petroleum system modeling, la quantità di idrocarburi che ci si può attendere di trovare nella trappola e quindi determinare la convenienza economica dell'esplorazione. Solitamente la caratteristica del cherogene e delle SUSOC viene determinata analizzando campioni da outcrops, oppure se capita di avere dei pozzi che intersecano le source, vengono stimati da questo. Ma qualche anno fa in letteratura sono apparse dei lavori in cui veniva mostrato che è possibile utilizzare la sismica di superficie per la stima della distribuzione di cherogene, non solo dal punto di vista qualitativo, ma anche un pochettino quantitativo. Quindi questo permette di migliorare sensibilmente le caratteristiche dei modelli del sistema petrolifero. E in questo lavoro presentiamo alcune esperienze che abbiamo avuto mettendo all'opera e confrontando fra loro alcune tecniche di analisi dei dati sismici di superficie per determinare la consistenza delle source rock, mostrando anche alcune tecniche da noi realizzate internamente in mini. Innanzitutto abbiamo realizzato un modello di rock physics. Il metodo utilizzato è stato descritto da Carcione nel 1990, essenzialmente è un modello di Bacchus a strati piani paralleli, modello anisotropo, in quanto le source solitamente contengono smectite, lite, altre caratteristiche anisotrope. E abbiamo quindi recuperato dei campioni disponibili nell'area sottostudio le composizioni, abbiamo costruito le composizioni medie e combinandole con le proprietà fisiche ottenute dalla letteratura delle rocce principali costituenti queste source, abbiamo potuto calcolare caratteristiche come l'impedenza e la risposta VO della roccia. Il problema principale è stato determinare le caratteristiche del cherogene, perché in letteratura c'è veramente poco delle sue proprietà elastiche. Abbiamo trovato solo due lavori, uno dovuto a Yan e De Juan dell'Università di Houston, l'altro è stato riportato da Carcione stesso nel suo articolo. Come vedete sono due valori molto differenti fra di loro e vedremo fra poco che cosa ne viene fuori.
Abbiamo quindi costruito un modello di cherogene in cui, variando la quantità di cherogene presente nella source, abbiamo calcolato l'impedenza risultante. Abbiamo due modelli differenti per il cherogene, quindi abbiamo ottenuto due curve. Dopodiché abbiamo preso i dati di log dei pozzi che hanno attraversato le source e abbiamo costruito dei log di total organic carbon, o TOC in breve, sintetici. Questo si ottiene utilizzando un metodo che è stato proposto da Passei, che combina essenzialmente il sonic log con l'algoritmo della resistività e permette di costruire una curva surrogata che è abbastanza prossima alla distribuzione di TOC nella formazione. Questa curva va calibrata con le misure puntuali, quindi abbiamo preso dei valori puntuali ottenuti da campioni prelevati da Carotta in modo da calibrare le curve. Questo ci ha permesso a questo punto di ottenere quindi delle colonne di log con direttamente la lettura del total organic carbon e li abbiamo quindi distribuiti su un grafico per alcuni pozzi che avevamo a disposizione in quell'area. E qui in particolare vediamo come ci si attende che all'aumentare della quantità di TOC l'impedenza diminuisce. Ma è interessante vedere il comportamento dell'impedenza e del TOC a seconda se il pozzo è onshore, offshore oppure posto sulla paleolinea di costa. Vedete in particolare che le crocette nere indicano i dati provenienti da un pozzo in offshore, vediamo che sono tutte disposte lungo questa linea, che indica quindi una caratteristica del cherogene molto più soffice a quello che si trova onshore. Mentre il pozzo che ha attraversato la formazione in prossimità della linea di costa antica, oscilla fra queste due curve. Da qui abbiamo concluso che le proprietà del cherogene vengono un po' a dipendere le proprietà meccaniche del cherogene vengono a dipendere anche dalla sua giacitura rispetto alla linea di costa. Quindi si può attendere una maggiore consistenza di cherogene di origine algale dei pozzi onshore, offshore e di tipo cherogene di provenienza terrestre nei pozzi locati onshore. Quindi il pozzo posto sulla linea di costa chiaramente oscilla fra le due posizioni a seconda appunto di come il mare si è spostato nel corso del periodo di deposizione. C'è un problema che viene fuori immediatamente, che se abbiamo un certo valore di impedenza, chiaramente possiamo avere due valori di TOC adesso associato. E questo richiede che quando andiamo a convertire il valore di impedenza di una roccia in contenuto di TOC, dobbiamo fare un processo di interpretazione e comprendere quindi quella roccia per quel valore di impedenza a che situazione si riferisce. In letteratura è stato fatto uno studio molto interessante sulle proprietà del cherogene. Hanno fatto dei test di nanoindentazione su dei campioni di source rock, quindi c'è una punta di diamante che va a incidere il campione e viene registrata la forza applicata al nanoindentatore per incidere questo intaglio nella formazione. Misurando la forza applicata nel caricamento e nello scaricamento della punta di diamante, si ottiene quindi un'informazione sul modulo di Young del punto campionato. Quello che hanno verificato è stato che c'è una buona corrispondenza fra il valore misurato con questa tecnica e quello ottenuto invece dalle misure di laboratorio sui campioni da cui provenivano i nanocampioni che sono stati campionati. E la cosa interessante che è venuta fuori è che mentre le shale, quindi lite e smeltite, hanno un comportamento completamente elastico, è evidente che quando veniva campionato il cherogene, la curva descrive una curva di isteresi, chiara indicazione di un comportamento viscoelastico. Questo ci ha suggerito che anche gli attributi di l'analisi della frequenza sismica, quindi dell'attenuazione sismica dell'onda, quando si propaga attraverso il cherogene, possa essere un indicatore della presenza di cherogene.
Riassumendo, abbiamo tre tecniche con cui possiamo pensare di andare a individuare la presenza di cherogeni. Una è senz'altro l'analisi di impedenza acustica. Il problema è che abbiamo bisogno di avere un dato di log che ha attraversato la formazione per poter stabilizzare l'inversione acustica, l'inversione di impedenza acustica della sismica. L'altra tecnica che la cosa interessante è che comunque possiamo calibrare direttamente, avendo un modello di geophysics come quello che abbiamo mostrato precedentemente, l'impedenza direttamente in quantità di TOC. In particolare vedremo che una bassa impedenza acustica corrisponde a un alto contenuto di cherogene. Un'altra tecnica che è stata proposta in letteratura che noi abbiamo analizzato è l'analisi dei dati di amplitude versus angle, in quanto il top della formazione delle source rock classicamente mostra una risposta di tipo quarto, quindi c'è un'inversione di polarità e un incremento dell'ampiezza con l'angolo. Il problema è che le rocce madri, le source rock, sono fortemente anisotrope, almeno nel caso che abbiamo analizzato, come vedremo, l'anisotropia è molto forte e questo va a invalidare l'approssimazione di Thomson sulla anisotropia debole. Quindi l'inversione della VO anisotropo per le source rock allo stato attuale è molto difficile da affrontare. Per cui, diciamo, quello che si ottiene è essenzialmente un'informazione di tipo qualitativo. L'anomalia di avvio è ben visibile, allora concludiamo che esiste della cherogene in quantità significativa, oppure se l'anomalia è molto piccola possiamo concludere che il contenuto di cherogene è molto piccolo, se non nullo. E come abbiamo visto, il cherogene introduce attenuazione inelastica. Il problema è che sappiamo che misurare i Q-factor nelle sezioni sismiche è una cosa molto delicata. E l'idea è stata quella di utilizzare un attributo di frequenza istantanea che abbiamo opportunamente stabilizzato, in quanto è notoriamente una quantità instabile se calcolata con le tecniche tradizionali. L'utilizzo di della regolarizzazione di Tikhonov invece ha permesso di stabilizzare l'attributo ottenendo senza peraltro perdere la risoluzione propria della sismica. Qui vediamo un risultato ottenuto con l'inversione di impedenza. Praticamente si parte dalla sezione sismica, si introduce un modello di velocità in bassa frequenza ottenuto elaborando opportunamente un profilo di log relativo alla linea e combinandolo insieme al modello di velocità, e questo permette di ricostruire la parte di basse frequenze che mancano nella sezione. A questo punto, tramite un processo di inversione deterministica, si ottiene direttamente l'impedenza acustica, e qui vediamo in particolare lo strato della source, che è molto evidente, il colore blu quindi indica una bassa impedenza. Vediamo che ci sono questo blu, diciamo, varia spazialmente, perché la distribuzione del cherogene non è regolare. A questo punto introduciamo il modello di rock physics precedentemente calcolato e otteniamo quindi una sezione in cui si legge direttamente la quantità di sostanza organica presente nella roccia. Ovviamente, come abbiamo visto prima, ci sono almeno due casi estremi, quindi onshore ed offshore, da tenere in considerazione. Questo vuol dire dover creare più realizzazioni di questo modello e poi in fase di interpretazione si decide quale utilizzare. Per quanto riguarda l'analisi dell'ampiezza versus l'angolo, qui vediamo un risultato ottenuto per il top della sezione. Questa è la linea considerata. Qui siamo in onshore, qui siamo sulla posizione della paleo linea di costa, ma qui ci allontaniamo man mano. Quindi andando verso nord andiamo in acque sempre più profonde e meno ricche di cherogene. E vediamo dal colore, il rosso indica una posizione onshore, il blu una posizione offshore, che rispetto alla trend line delle shale, gli eventi onshore sono più lontani dalla linea di background e evidenziano quindi la presenza di una maggiore abbondanza di cherogene.
Qui accanto vedete raffigurato uno scatterplot dove abbiamo inserito i dati provenienti da un archivio pubblico dominio di rocce. E abbiamo i due parametri di Thomson e quei pallini rossi abbiamo identificato i dati, i valori associati alle source rock che abbiamo studiato. Come potete vedere sono degli outlier molto evidenti che cadono in zone dove l'ipotesi di Thomson di debole anisotropia non sono più valide. Questo purtroppo costituisce un grosso limite attualmente per l'utilizzo della VO per un'analisi quantitativa della presenza di kerogeni. Abbiamo detto che la presenza di kerogeni induce un comportamento anisotropo, quindi l'idea è stata quella di utilizzare un attributo sismico definito come Zuckness, che è dato dall'ampiezza diviso la radice quadrata della frequenza istantanea. L'ampiezza istantanea e la frequenza istantanea si ottengono classicamente prendendo la trasformata di Fourier della traccia, poi arrotondandola con la trasformata di Hilbert e poi elaborando opportunamente per ottenere i due parametri. Come noto, la frequenza istantanea è molto instabile perché c'è di mezzo un processo di derivazione di una funzione non lineare, l'arcotangente. E questo causa l'incremento del rumore e causa molto spesso aliasing, dovuto al fatto che comunque si sta derivando una fase su cui bisogna applicare un processo di unwrapping. Utilizzando una regolarizzazione di Tikhonov si riesce a rimuovere il rumore e controllare l'aliasing. Qui abbiamo un esempio, questa è la frequenza istantanea calcolata con gli attributi tradizionali, vedete che non c'è un trend definito, c'è tantissimo rumore. Quando invece lo riportiamo, utilizziamo l'algoritmo regolarizzato mediante Tikhonov, otteniamo un risultato assolutamente più regolare. L'algoritmo lavora a singola traccia, per cui non c'è molta continuità laterale, come potete vedere, ma il trend è comunque assolutamente inequivocabile. Vediamo che la frequenza diminuisce, l'istantanea diminuisce man mano che ci approfondiamo, come ci si aspetta. Questi bordi rossi sono nient'altro che causati dal wraparound introdotto dall'utilizzo della trasformata di Fourier per il calcolo, ma non danno problemi nel calcolo. Quando prendiamo la sezione e la andiamo a trasformare in sweetness, otteniamo questo. Sopra vediamo l'impedenza e sotto per confronto la sweetness. Vediamo che c'è una buona corrispondenza e abbiamo fatto la regressione del valore di sweetness versus l'impedenza sismica. Il risultato lo vedete qui. A parte alcuni outlier c'è una corrispondenza molto buona fra i due dati. Abbiamo detto che l'impedenza sismica richiede l'utilizzo di un dato di pozzo per essere calcolato, in quanto viene a mancare la bassa frequenza. Recentemente abbiamo realizzato un algoritmo che permette di invertire il dato sismico in superficie in impedenza acustica senza utilizzare il dato di pozzo. Questo è reso possibile dall'utilizzo di opportuni vincoli e un algoritmo di inversione dedicato. Possiamo vedere un confronto fatto su la stessa linea. In questo caso abbiamo un'inversione tradizionale fatta con un pacchetto commerciale, questo è fatto con il nostro algoritmo, vedete che sono molto confrontabili fra di loro. La qualità della sismica qui non era eccezionale, c'è un po' di discrepanze qua sotto perché né qui né lì c'era il controllo, qui mancava il controllo del pozzo per cui si è estrapolato, qui le informazioni a priori utilizzate non erano molto precise, però nella parte intermedia il risultato è assolutamente confrontabile. Questo grafico invece si riferisce al confronto fra l'impedenza ottenuta da pozzo e quella ottenuta tramite queste inversioni senza controllo del pozzo in una zona, in un'altra linea dove la qualità della sismica era molto migliore e c'è una corrispondenza quasi perfetta fra i due dati. Per cui apparentemente è possibile ottenere quindi l'impedenza sismica e utilizzarla quindi per andare a studiare le source anche in ambito esplorativo, calcolando quindi l'inversione di impedenza acustica del mondo della sismica di reservoir come era finora, proprio perché richiede l'utilizzo di un dato di pozzo. Concludendo, è quindi possibile stimare la presenza di kerogeni analizzando la sismica di superficie. Il risponso purtroppo è ambiguo perché, come abbiamo visto, la risposta del kerogene è molto dipendente da una parte dalla sua origine
e comunque anche dalla sua storia di seppellimento, perché essendo un materiale viscoelastico chiaramente risente di come è variato il suo ciclo di sterisi. L'inversione di dipendenza sismica, senz'altro indicata per l'analisi della presenza di cherogene, sebbene questa richieda la disponibilità di un dato di pozzo preesistente. Tuttavia, i test recenti che abbiamo ottenuto su un algoritmo sviluppato da ENI mostrano che è possibile comunque ottenere dei risultati di invertire l'impedenza anche senza l'utilizzo del pozzo, semplicemente introducendo opportune informazioni a priori ottenute dalla rock physics. L'analisi dell'amplitude versus angle è in grado di fornire un'informazione per ora del tipo c'è, non c'è. Il problema è legato essenzialmente al fatto che le source rock possono essere fortemente anisotrope, quindi non è possibile utilizzare gli strumenti. Questo nuovo collegamento con freccia rossa. No. Prego. Gli algoritmi di analisi della frequenza istantanea possono essere utilizzati come un sostituto, per quanto con caratteristiche limitate, della dipendenza sismica. Termino ringraziando il management di ENI e i numerosi colleghi che hanno contribuito allo sviluppo delle tecnologie qui illustrate. E qui c'è la letteratura da noi consultata, almeno una parte. Poi nel nostro articolo qua sopra trovate poi ulteriori dettagli. Grazie per l'attenzione. Grazie Vittorio per la presentazione. Se ci sono domande, non ci sono però in chat, fatele pure. Ok, c'è una domanda. Aldo, prego. Beh, innanzitutto mi fa piacere rivedere Vittorio dopo tanti anni. Intanto ci incontriamo. Sì. Insomma, bel lavoro, molto piaciuto, molto interessante. C'è un dettaglio piccolo, no? Che in realtà è marginale rispetto al lavoro. A un certo punto tu hai detto che la frequenza istantanea ha dei problemi perché deve fare l'unwrapping. Se uno usa l'arco tangente, sì, ma nessuno costringe a farlo, no? Esiste delle tecniche, in realtà la prima volta sono state introdotte da Barnes, tipo 15 anni fa, e poi della serie La riscoperta dell'acqua calda, anche dal sottoscritto e da Jopo Giaglielmi, usando sostanzialmente, a differenza di Barnes, delle derivate. E quindi c'è un paio di articoli, uno in particolare su Geophysics, in cui del 2017, in cui c'è anche il codice, in cui essenzialmente si tira fuori la frequenza istantanea senza l'unwrapping. Detto questo, aggiungo subito, migliora leggermente, nel senso che la difficoltà grossa, almeno nell'esperienza mia, è che l'unwrapping sì, dà un po' fastidio, ma è il rumore nei dati, quello che veramente ammazza la frequenza istantanea. Però dandoci poi una passata con un filtro mediano, la cosa migliora. Quindi due trucchettini che misurano forse dell'1 o del 3% i risultati che ho ottenuto, forse, e usare questo metodo basato sulle derivate con un filtro mediano. Ecco, questo è quello che volevo dire. Sì, ti stupirò dicendoti che ci sono dei lavori ancora più precedenti sul calcolo della frequenza istantanea non basata sulla trasformata di Hilbert, che risalgono a Tiger e Kaiser, non so se l'hai mai sentito nominare. No, questo mi è nuovo. È un algoritmo sviluppato all'MIT, l'ho collaudato, funziona, eccetera. Sul dato sismico non funziona benissimo, o meglio, va stabilizzato con filtri abbastanza larghi. Diciamo, l'ho sperimentato con successo in altre applicazioni, non di geofisica. Quello che posso dire per la mia esperienza è che la tecnica utilizzata con Tikhonov, in cui il regolarizzatore di Tikhonov è scelto a supporto compatto scegliendo un tipo di filtro molto particolare, non come aveva fatto Fomel, che usava dei filtri a supporto molto ampio, e questo permette di ottenere una buona risoluzione temporale, che è quello che serve appunto in questo tipo di applicazione. Però appunto dipende un po' dagli algoritmi che uno ha a disposizione. Ok, grazie.
non mi sembra ci siano altre domande sulla chat. Volevo farne una io, sempre Paolo Mazzucchelli. Vittorio, hai definito diciamo, le informazioni basate sulla frequenza, in particolare la frequenza istantanea, e anche diciamo l'attenuazione Q come proxy per l'impedenza acustica. Questo vuol dire che sono assolutamente correlate con l'informazione di impedenza, sono funzioni o correlate con l'informazione di impedenza acustica, e quindi non c'è nessun vantaggio a fare un'inversione congiunta su queste varie informazioni? Ma diciamo che sono un proxy, nel senso che noi ad esempio non abbiamo corretto per il fatto che lo strato che stavamo studiando non aveva overbarber costante. Infatti nella linea che si è intravista lo strato, diciamo, della sluice rock si approfondisce man mano che ti sposti, sì, verso sinistra nell'immagine. Quindi vuol dire ti puoi aspettare che quindi la frequenza all'ingresso dello strato della source sia differente fra le due zone. Non abbiamo introdotto una compensazione perché probabilmente era eccessiva sofisticazione, però diciamo c'è questo problema. Oltretutto non sai se magari al di sopra in certe zone c'hai delle bolle di gas o cose del genere che possono cambiare il contenuto di frequenze, per cui diciamo non c'è sicuramente una corrispondenza uno a uno fra le due cose. Non abbiamo diciamo il tempo di studiare gli outlier che si vedevano nella figura, sarebbe stato interessante diciamo localizzarli per capire cos'erano. In realtà c'è la grossa differenza tra quello che è l'informazione integrale di Q e un'eventuale inversione che porta il Q intervallare. Sì, diciamo che ho fatto dei test, ma sono rimasti veramente a livello proprio di test di ricerca sull'estrazione del Q factor dalla frequenza istantanea. C'è qualche informazione interessante da tirare fuori, ma è un processo talmente instabile che non penso che entrerà mai in produzione, sinceramente. Benissimo. È molto delicata come cosa, purtroppo. Come ben sa, sanno tutti quelli che hanno tentato di tirare fuori il Q-factor dalla sismica. Sì. Grazie. Io non sarei così pessimista su questo. Dipende molto dalla qualità del dato, Aldo. Con dati belli... con dati belli sono capaci tutti. Poi dopo c'è una roba brutta e dici, ma perché non funziona? Manderò qualche articolo. Grazie per la presentazione, grazie a tutti i presentatori di questo primo gruppo di tre presentazioni. Direi che possiamo fare un coffee break per la prima volta dopo tanti anni, non offerto dalla sezione italiana e AGSEG, ma offerto da ognuno a casa propria, purtroppo. Speriamo l'anno prossimo di riprendere questa tradizione. Ci rivediamo, quindi abbiamo un quarto d'ora di ritardo, visti i problemi tecnici iniziali. Riprendiamo alle 15.30. con il secondo gruppo di presentazioni. Vi consiglio di non uscire e rientrare dalla sessione Zoom per evitare i problemi che abbiamo avuto all'inizio. Grazie a tutti, ci vediamo tra 10 minuti.
Buongiorno, allora penso che possiamo riniziare con la seconda parte della sessione. Quindi la prima presentazione di questa seconda parte è di Pace, Santaliano, Manzella e Godio, e dal titolo 2D Stochastic Inverse Modeling and 3D Inversion of Magnetotelluric Data from Lardarello e Travale Geothermal Field. E immagino presenti Pace, giusto? Sì. Buongiorno, mi sentite? Buongiorno. Allora, prova... Ok, forse qualcuno deve disattivare, ancora non posso infatti... condividere. Chiediamo... Voilà, perfetto. Quindi okay. Puoi condividere il tuo schermo. Ok, mi sentite, vedete? Sì, ti vediamo e vediamo anche il tuo schermo. Perfetto. Quindi posso cominciare? Sì, ci sono due persone in attesa, nella sala d'attesa. Magari aspettiamo sì. Che... Sì. Perfetto. Quindi penso che possiamo riniziare. Grazie. Va bene, ok. Allora, buon pomeriggio a tutti. Sono Francesca Pace. Assegnista postdoc Politecnico di Torino e oggi presenterò l'interpretazione di dati magnetotellurici provenienti dalla regia termica di Lardarello Travale attraverso due metodi, uno di ottimizzazione stocastica 2D e poi un metodo di inversione deterministica 3D. La magnetotellurica è una tecnica geofisica di tipo passivo molto adatta per lo studio di sistemi geotermici in quanto arriva a profondità di diverse decine di chilometri e anche perché le caratteristiche, i componenti del sistema geotermico hanno delle differenze in termini di resistività elettrica che vengono ben identificati da metodi elettromagnetici in generale, ma soprattutto dai metodi magnetotellurici. Quindi si parte dal tensore delle impedenze che mette in relazione il campo elettrico e il campo magnetico misurati, poi attraverso opportuni metodi di inversione di magnetotelluriche di ricerca globale o locale, si ottiene un modello di resistività elettrica nelle una, due o tre dimensioni. Un breve inquadramento dell'area di studio. Lardarello Travale è uno dei campi geotermici più esplorati e più produttivi del mondo. Attualmente conta più di 200 pozzi produttivi, con una produzione annua di energia elettrica superiore ai 6 gigawattora. È stato classificato come un sistema geotermico convettivo intrusivo, quindi dominato da vapore dominante e con sorgente energetica di tipo plutonico. E mentre a Lardarello sono state osservate condizioni supercritiche, a Travale, che si trova a sud-est di Lardarello, è stata misurata una temperatura fino a 350 gradi centigradi a partire da 3 km di profondità in pozzo. Nonostante più di un secolo di studi, ricerche, progetti ed esplorazioni, molti aspetti di questo sistema geotermico molto complesso sono ancora oggetto di studio e a volte anche di dibattito nella comunità. E la presentazione di oggi seguirà questo ordine. Innanzitutto presenterò il dataset magnetotellurico di quest'area, acquisito nei decenni passati. Poi presenterò i risultati dell'analisi dati secondo le più recenti tecniche di analisi dei tensori magnetotellurici. Poi un primo metodo di interpretazione basato su un algoritmo di intelligenza computazionale chiamato Particle Swarm Optimization, detto anche PSO, ed è applicato quindi in 2D ad un profilo magnetotellurico e poi passerò infine all'inversione deterministica 3D. Il corpus dei dati magnetotellurici misurati, acquisiti negli scorsi decenni in quest'area è costituito da circa 86 siti acquisiti tra il 92 e il 2006 e interpretati in 1D e in 2D nel passato. Ad esempio, per questo profilo passante per Travale, un modello 2D pubblicato in passato è costituito da un profondo corpo altamente resistivo in blu scuro, sovrastante un orizzonte sismico letto K, e una area invece altamente conduttiva associata ai livelli produttivi dei pozzi.
Questo modello è anche sovrapposto a una sezione geologica che rappresenta le principali faglie e orizzonti sismici. E comunque questo dataset così corposo merita di essere interpretato alla luce dei più recenti metodi di inversione magnetotelemetrici. Abbiamo quindi applicato dei metodi di analisi dati per ricavare la dimensionalità associata al dataset e anche la direzione principale di Straica. A sinistra potete vedere il risultato dell'analisi dimensionale con il software Valdim, applicato quindi al tensore delle impedenze. Si può notare che per ogni questa analisi è stata condotta per ogni decade di periodo e per ogni sondaggio MT, quindi per periodi maggiori di un secondo è evidente un forte effetto 3D delle strutture geoelettriche più profonde. A destra invece si può notare l'analisi per il calcolo dello strike geoelettrico partendo dal tensore delle impedenze, dall'azimuth del tensore delle fasi e dal vettore del tipper. Tutti i risultati sono abbastanza coerenti e individuano una direzione principale di strike di circa 130 gradi nord-est, e quindi parallela alla struttura principale della catena appenninica. Qui non è mostrato, ma per periodi maggiori di 100 secondi si evidenzia anche una direzione secondaria di strike di circa 45 gradi nord-est che ci tornerà utile tra un attimo. Abbiamo anche effettuato un'analisi del tensore delle fasi, sempre sul pacchetto Python MTPy, ma per brevità qui non è stata riportata. Il primo approccio interpretativo si basa quindi su un algoritmo di ottimizzazione 2D, un algoritmo meteoristico, e il PSO, che è sempre più utilizzato non solo nel campo delle scienze applicate ma anche in geofisica, come mostrato da queste figure pubblicate in una nostra recente review. In passato abbiamo anche dimostrato la validazione e l'applicazione del PSO per dati magnetotellurici 2D, evidenziando alcuni vantaggi strategici, ovvero una esplorazione adattativa, intelligente dello spazio di ricerca, delle soluzioni, indipendenza rispetto al modello a priori e convergenza verso il minimo globale teorico. Trattandosi ovviamente di un algoritmo di ricerca globale, un limite maggiore è quello del costo computazionale, che richiede l'utilizzo di workstation o cluster o HPC. Abbiamo quindi estratto un profilo 2D a sud di Liarderello, questo è da 13 siti. Questa figura in basso riporta l'analisi del tensore delle fasi, ovvero sono tracciate per ogni sondaggio le ellissi graficate dal tensore delle fasi, la cui simmetria è indice di bassa dimensionalità. Mi spiego meglio. Per periodi minori di un secondo, queste ellissi hanno forma abbastanza simmetrica, circolare, indice del fatto che si può parlare di una dimensionalità 1D o 2D, mentre all'aumentare del periodo queste ellissi del tensore delle fasi diventano più asimmetriche, più irregolari, indice di tridimensionalità delle strutture più profonde. Queste ellissi sono colorate secondo l'angolo di skew, che è uno degli invarianti del tensore delle fasi, e quanto più è scuro, tanto maggiore è la dimensionalità delle strutture. I motivi per cui ricorriamo ad un approccio 2D per interpretare questi dati che mostrano segni di tridimensionalità è che innanzitutto questo profilo è stato acquisito in passato secondo un approccio tipicamente 2D, quindi è un profilo isolato. E poi un approccio di tipo stocastico permette di superare il bias, il vincolo dato dal modello iniziale solitamente ricavato dalla geologia che serve per fare partire un'inversione deterministica dando un forte bias sul risultato finale. Questo è il modello finale di resistività elettrica ottenuto dal PSO 2D partendo da una inizializzazione random dopo circa 1600 iterazioni. Questo a destra invece è il modello ottenuto attraverso un altro algoritmo di inversione di tipo deterministico dello stesso profilo. Possiamo evidenziare due principali vantaggi dell'approccio PSO. Innanzitutto un migliore data fitting e un minore RMS finale, a perdita di errore associato ai dati, e poi una inizializzazione random che permette di svincolarsi dal vincolo dato da una sezione geologica che
in un'area così complessa porta con sé un elevato grado di incertezza. Adesso passiamo all'interpretazione 3D. Abbiamo condotto questo lavoro che è attualmente in fase di revisione su GDI per fornire quello che sarebbe il primo modello di resistività elettrica tridimensionale del campo geotermico di Travale, con l'obiettivo di fornire sempre maggiori informazioni sull'estensione laterale spaziale nelle tre dimensioni, quindi più realistica possibile delle strutture geoelettriche di questo campo geotermico. Abbiamo selezionato 51 siti degli 86 originali, e sono riquadrati in rosso, perché presentano innanzitutto una qualità migliore e poi una migliore spaziatura, una maggiore regolarità nella spaziatura e nella loro distanza reciproca, cosa che ha aiutato notevolmente sia il modeling 3D sia i criteri di meshing. Abbiamo utilizzato questo software, ModiM, che è attualmente applicato dal 90% di lavori pubblicati in MT per inversioni 3D, diciamo la punta di diamante nella comunità MT in questi tempi, ed è disponibile per scopi di ricerca. E ogni inversione, ogni test è stato condotto su tre macchine da 32 processori ciascuno sul HPC del Politecnico di Torino. Queste sezioni sono ricavate dal modello 3D di resistività elettrica, modello di 750.000 celle, quindi profondo fino a 350 km, che include sia topografia sia batimetria. Partendo da un omogeneo di 100 ampere metro, il RMS finale è stato di circa 2,8, con una perdita di risoluzione a profondità maggiore di 8 km all'incirca. Tuttavia, dalle sezioni orizzontali più superficiali possiamo notare delle strutture che sono in linea con la geologia nota, ad esempio questa area conduttiva superficiale che abbiamo chiamato C1 ha presentato una resistività elettrica di minore di 10 ampere metro ed è associata ai sedimenti del neogene, mentre l'area resistiva più superficiale, chiamata R1, che si trova anche nella sezione verticale A', è associata e corrispondente alla struttura della falda toscana. Mentre in profondità la struttura più interessante è questo corpo resistivo R2, che merita una discussione a parte, si estende dai 3 agli 8 km di profondità, ha una resistività elettrica maggiore di 200 ohm per metro, e anche se era noto, era stato trovato anche da metodi di inversione di tipo 2D, abbiamo un importante risultato per quanto riguarda la sua estensione laterale, ma soprattutto il suo sviluppo nella direzione. Ha infatti una direzione principale di 45 gradi nord-est circa, che si spiega con due principali osservazioni. La prima è che per periodi molto lunghi, superiori a 100 secondi, si intravede, è evidente in realtà una direzione principale di orientamento dei bin di questo diagramma rose di circa 45 gradi nord-est. Un'altra osservazione che si può fare è che studi recenti hanno correlato la circolazione idrotermale con delle strutture tettoniche trasversali alla direzione principale della catena appenninica. La natura resistiva di questo corpo si spiega con il fatto che ci troviamo in rocce delle profondità in cui sono presenti rocce altamente resistive, quindi siamo nel basamento metamorfico dove sono presenti graniti, e in un sistema a vapore dominante i fluidi che circolano presentano quindi elevate resistività, elevati valori di resistività elettriche. In conclusione, possiamo dire che questi risultati forniscono una nuova interpretazione dei dati magnetotellurici acquisiti sinora dagli anni 90 ad ora nell'area geotermica di Larderello Travale. Abbiamo quindi riesumato questo corpus, rianalizzato per individuare per la prima volta le dimensionalità a scala locale e anche la direzionalità, quindi la direzione principale di strike. I due metodi adottati
hanno permesso, da un lato, con l'approccio 2D stocastico, di superare il vincolo iniziale del modello a priori, che era sempre dettato dalla sezione geologica di partenza, e poi, per quanto riguarda l'inversione, l'approccio 3D, di fornire finalmente un modello di resistività elettrica tridimensionale di quest'area. Siamo consapevoli che le principali limitazioni di entrambi questi metodi sono l'elevato costo computazionale. Un altro limite che abbiamo incontrato è il fatto di dover escludere alcuni siti per la spaziatura irregolare. Per questo, per il futuro, ci auguriamo che delle campagne di acquisizione magnetotelluriche possano essere concepite in un'ottica 3D, quindi pianificando una spaziatura quanto più irregolare che favorisca l'inversione e quindi il modeling 3D. E ci auguriamo che anche nuovi metodi di inversione, quali ad esempio metodi stocastici 3D in magnetotellurica, possano fornire ancora nuovi risultati. Grazie a tutti per l'ascolto. Grazie mille, Francesca, per la presentazione. Adesso abbiamo tempo per qualche domanda. Non ci sono domande. Intanto ne faccio una io, ma avete pianificato anche di integrare il risultato con altri dati tipo sismici presenti nella zona? O... Sì, c'è qualcosa di pubblicato. E attualmente nel paper che stiamo preparando vi è un confronto tra questa struttura resistiva profonda e un modello pubblicato nel 2020 da Bagagli e altri coautori, che ha pubblicato un modello di velocità VP tridimensionale. E una sezione passa esattamente per Travale e abbiamo riscontrato un interessante match tra questo corpo resistivo profondo e una anomalia del VP, quindi di un minimo della velocità. Grazie. C'è tempo? Sì, ho io una domanda, Paolo Mazzucchelli. Forse mi è sfuggito, ma la funzione di il mismatch tra il dato e il simulato nella fase di inversione, in che norma viene effettuato? L2, L1? L2. L2. Sì. Avete provato, fatto dei test con norme ibride, visto che permesso ed è piuttosto facile nelle inversioni stocastiche, potrebbe dare vantaggi? Allora, per quanto riguarda l'inversione stocastica, no, attualmente abbiamo sempre utilizzato la L2, comunque grazie del suggerimento. No, è una curiosità, magari funziona anche peggio, non è detto, dipende molto da come è fatto questo mismatch. Ok. Grazie. Grazie. Se non ci sono altre domande, siamo perfettamente on time, considerato il ritardo iniziale, e possiamo quindi passare alla prossima presentazione, effetto delle alte temperature sulle proprietà petrofisiche di rocce, rocce carbonatiche, Vagnon Comina, Colombero, Ferrero, Mandrone, Vinci Guerra, penso presenti Vagnon. Sì. Spero di aver anche indovinato l'accento. Perfettamente. Grazie. Vedete il mio schermo? Benissimo. Ok, attivo la presentazione. Ricordo a tutti di mantenere il mute durante la presentazione, tranne ovviamente il presentatore. Perfetto. Prego. Allora, buon pomeriggio a tutti. Io sono Federico Vagnon, sono un assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università di Torino. E la presentazione di oggi riporta uno studio che abbiamo effettuato, un studio di laboratorio che abbiamo effettuato per verificare quello che è l'effetto della temperatura, delle alte temperature, sulle caratteristiche petrofisiche di rocce carbonatiche. La mia presentazione
è strutturata in una breve introduzione su quelle che possono essere i fenomeni legati all'effetto della temperatura su le proprietà fisico-meccaniche delle rocce, i materiali che abbiamo utilizzato, le varie metodologie sia in termini di trattamento termico che di prove che abbiamo effettuato in condizioni naturali e post trattamento termico, infine i risultati e le conclusioni. I gradienti di temperatura è noto che generano praticamente dei meccanismi di degradazione e di indebolimento delle rocce e quindi influiscono sulle loro proprietà petrofisiche. È ovvio che conoscere quello che è l'effetto della temperatura su queste proprietà è utile in quanto la temperatura è coinvolta in numerosi processi naturali, quale ad esempio in ambiente vulcanico o legato, diciamo, in ambienti legati all'estrazione di energia geotermica, ma anche in numerose applicazioni ingegneristiche, quale ad esempio lo stoccaggio di CO2, lo stoccaggio di rifiuti nucleari, oppure per determinare quella che è la manutenzione o il ripristino di edifici culturali che sono stati soggetti ad incendio, ma anche per, è stato visto che ci sono numerose correlazioni tra l'aumento della possibilità di fenomeni di caduta massa in zone urbanizzate dopo l'effetto di incendi. Per cui brevemente, che cosa accade alle rocce carbonatiche in questo caso sotto l'effetto della temperatura? 200 gradi rappresentano un turning point, ovvero sotto questa temperatura si osserva che le fratture preesistenti o si osserva la formazione di nuove fratture dovuta alla diversa, all'inasotropia tra i coefficienti di dilatazione termica dei cristalli di calcite che compongono le rocce carbonatiche. Oltre i 200 gradi e per temperature superiori, ovvero quando ci sono dei passaggi di fase dovuti a decarbonatazione o decalcificazione, oltre alle fratture tra i vari cristalli, per effetto degli stress termici che si sviluppano, si possono propagare anche delle fratture all'interno dei cristalli stessi. Che cosa abbiamo fatto in questa ricerca? Avevamo sei differenti tipologie di materiali provenienti da quattro zone di campionamento, una in Messico, una in Brasile e una in Italia, con dei materiali che erano sia dei calcari che dei marmi dolomitici o dei marmi. Abbiamo effettuato un trattamento termico con diversi target, diverse temperature di riferimento tra i 105 e i 600 gradi e ogni trattamento termico è costituito da tre fasi principali. Una di riscaldamento del campione all'interno della fornace. Successivamente il campione viene tenuto a temperatura costante per un giorno intero all'interno della fornace. Infine, al fine di evitare degli shock termici, quindi di indurre ulteriori fratturazioni dovute al raffreddamento, i campioni sono stati lasciati raffreddare all'interno del forno fino a quando raggiungevano la temperatura ambiente. E prima e dopo il trattamento termico sono state misurate e valutate tutte le proprietà petrofisiche dei vari campioni. Queste sono le proprietà che abbiamo misurato in termini di densità, sia in condizioni secche che sature, di porosità, di velocità delle onde P e delle onde S mediante un Pundit Lab, la resistività elettrica sia in termini di resistività apparente in condizioni secche che sature, con un quadripolo che abbiamo appositamente costruito. Prima, diciamo, la composizione è stata valutata la composizione mineralogica dei vari materiali e infine sono state realizzate delle prove di compressione monassiale.
Sul campioni non trattati sono stati effettuati degli XRF XRD e si vede che, come ci aspettavamo, i campioni sono composti da calcite o da dolomite, oppure sono con composizioni intermedie tra questi due end member. Abbiamo, per avere un'idea di quello che poteva essere lo stato di fratturazione naturale dei campioni e anche le dimensioni dei grani dei vari campioni analizzati, sono state effettuate delle analisi fotografiche su delle sezioni sottili e si vede che i campioni hanno una granulometria variabile, alcuni sono un po' più diciamo grossolani, gli altri sostanzialmente hanno dei grani molto fini. I risultati. In linea generale abbiamo osservato che esiste una dipendenza esponenziale tra i parametri considerati e la temperatura di trattamento, che segue questa relazione, dove P con zero è il parametro diciamo di riferimento litologico del materiale, o comunque del materiale a temperatura ambiente, e T è la temperatura, e questo coefficiente esponenziale C, abbiamo verificato che può essere positivo o negativo a seconda del parametro che stiamo considerando, dipende sostanzialmente sia dalla litologia che dalla granulometria, ma lo vedremo dopo anche dalla genesi del materiale stesso. Per quanto riguarda la porosità, si vede che c'è un andamento esponenziale che aumenta la porosità con l'aumentare della temperatura. Non si riscontrano così significative variazioni di porosità per temperatura inferiore a 200 gradi, mentre si ha un aumento significativo, infatti si passa da 0,5 a 3-4% per i campioni trattati alle più alte temperature. La linea verde che rappresentava i calcari si nota come sia molto più sensibile all'effetto della temperatura rispetto agli altri marmi. Conseguentemente a questo aumento di temperatura si osserva che sia la VP che le VS, ma anche la resistività, che qui è espressa in termini di deformation factor, diminuisce, e questo è quello che ci aspettavamo, in quanto l'aumento di porosità effettiva determina un aumento di quella che è il grado di fratturazione, o comunque la densità di fratturazione all'interno del materiale. Per quanto riguarda la resistenza meccanica, anche qui sotto i 200 gradi non si verificano grosse variazioni, anzi si ha un leggero incremento della resistenza a compressione monassiale intorno ai 200 gradi, che può essere correlato a un effetto di compattazione del materiale, che comunque continua con una deformazione assiale, è continua cioè segue un andamento esponenziale. E poi si ha un drop, una caduta della resistenza a temperature superiori ai 400 gradi. Nonostante le sezioni sottili non siano rappresentative, diciamo, di tutto quello che accade nel volume dei campioni analizzati, però ci danno un'indicazione di quello che è l'aumento di fratturazione o l'aumento della lunghezza della densità di queste fratture. Infatti in figura è riportato il confronto tra quelle che sono le sezioni sottili fatte sui campioni naturali e quelle le sezioni sottili effettuate su dei campioni dopo che hanno avuto il trattamento termico alla temperatura più alta. Si vede, oltre a un incremento dello strato di fratturazione e alla lunghezza del grado di fratturazione, anche uno shift di quella che è la curva granulometrica sulla sezione sottile. E questo conferma un po' quello che si era ipotizzato all'inizio, ovvero la presenza di fratture intragranulari all'interno dei grani di calcite.
Inoltre abbiamo definito, partendo dai risultati che abbiamo ottenuto, abbiamo definito un indice di danno. Indice di danno sia per la porosità o per gli altri parametri. E questo indice di danno ci indica che più siamo prossimi a 1, maggiore sarà l'effetto che ha subito, l'effetto in seguito all'aumento di temperatura che ha subito il campione, quindi minori saranno le sue caratteristiche petrofisiche. Inoltre, per verificare l'affidabilità e la correttezza anche delle nostre osservazioni, i dati ottenuti sono stati confrontati con delle sperimentazioni, dei dati che erano presenti in letteratura, e si vede che i dati cadono all'interno, i dati degli altri ricercatori cadono all'interno del dominio rappresentato dalle curve espresse dalle nostre equazioni. Concludendo, abbiamo detto che i parametri petrofisici, ad eccezione della resistenza a compressione monassiale, seguono un andamento esponenziale all'aumentare della temperatura, positivo se consideriamo la porosità, quindi sia un aumento, o negativo se consideriamo le altre caratteristiche petrofisiche. Come detto, fino a 200 gradi non si osservano grosse variazioni delle caratteristiche fisico-meccaniche dei campioni, si osserva solamente un piccolo incremento della resistenza di alcuni campioni. Tra i 200 e i 400 gradi c'è un significativo cambiamento del comportamento della roccia, e come vi ho detto, i coefficienti esponenziali che sono stati ottenuti dipendono non solo dalle caratteristiche litologiche e diciamo granulometriche dei campioni, ma anche da quella che è stata la genesi, ovvero se il campione era stato sottoposto a dei gradienti termici durante la sua genesi, la sua formazione, come ad esempio i marmi, risulta molto meno significativo l'effetto della temperatura, e quindi diciamo che i campioni preservano una sorta di memoria termica di quello che è avvenuto nella loro storia rispetto ad esempio i calcari, che sono molto più sensibili. Questo è il gruppo di ricerca che ha permesso la realizzazione di questo studio, e grazie per l'attenzione. Grazie. Se ci sono domande. Adesso un collega che dice che la Sky è il film. Non credo fosse una domanda. No. ne ho una io, forse più una curiosità. Quando ritieni che lo stress termico possa essere il primario effetto rispetto ad altri tipi di stress meccanici a cui sono sottoposte le rocce, che solitamente sono quelli più indagati o più noti negli articoli? Ad esempio, ci sono numerosi studi che nelle perforazioni profonde, in cui il fatto di un cambiamento, diciamo, di temperatura dovuta a quelle che erano le condizioni generali rispetto dopo la perforazione, in quel caso si deve tener conto, oltre all'effetto della pressione, secondo me anche di un effetto di quello che è la temperatura. Poi se pensiamo ad esempio al post-incendio, al ripristino post-incendio in strutture, in edifici ad esempio al particolare pregio culturale, ovviamente lì si ha un elevato effetto della temperatura, che è primario rispetto a quello ad esempio della pressione. Ci sono effetti di stress. Esatto. Il futuro, cioè quello che vorremmo fare anche noi, è di verificare quello che accade accoppiando temperatura e pressione. Ci sono un po' di limiti tecnici, sostanzialmente più che altro per effettuare le prove, diciamo, triassiali su roccia in temperatura, perché
ci sono i studi, se ricordo bene, se arrivano diciamo a massimo di 200 gradi, però potrebbe essere interessante cercare di poi interpolare quello che accade nel mezzo con dei modelli numerici, cioè avere un po' un'idea di quella che può essere sicuramente l'effetto della pressione accoppiato a quello della temperatura. Grazie. E ovviamente immagino che questi effetti di temperatura, queste relazioni siano comunque fortemente dipendenti dalla tipologia di roccia. Certamente, sì, infatti esiste noi... anche una letteratura già sulla... Sì, c'è una varia letteratura su... noi ci siamo focalizzate su rocce carbonatiche, però su graniti, sandstone, c'è parecchia letteratura che sta... si sta incrementando in questi ultimi anni, soprattutto per un po' per applicazioni, diciamo, culturali, quindi di ripristino post-incendio, ma anche per progettazioni di quello che dicevo un po' all'inizio, di ad esempio i siti di stoccaggio di rifiuti nucleari, in cui laddove avvenissero in roccia, cioè il deposito in sotterraneo in roccia, si hanno degli effetti di temperatura prolungati nel tempo. Ok, grazie. Grazie, buona giornata. Grazie mille. Allora passiamo alla prossima presentazione, che intitolata Quantitative Flow Modeling of an Active Carbonate-Bearing Petroleum System constrained by Subsurface Outcrop Elaborated Data di Ruggeri, Trippetta e Petracchini. Immagino presenti Ruggeri. Sì, esatto. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Sì, se provi a condividere lo schermo. Sì, eccomi. Perfetto. Spero che... si veda. Perfetto, si vede e sentiamo benissimo. Ok, grazie. Grazie a te. Buon pomeriggio, sono Roberta Ruggeri, un postdoc dell'Università di Roma La Sapienza e vi ringrazio per l'opportunità offerta di potervi mostrare oggi la ricerca che sto svolgendo nell'ambito della caratterizzazione dinamica di un sistema petrolifero impostato in lidologia carbonatica. Quindi perché è importante andare a caratterizzare da questo punto di vista il sistema petrolifero che si sta studiando? In primo luogo la modellazione dinamica consiste nel andare a simulare la storia geologica del bacino sedimentario che consiste, come mostra questo breve video, a partire dalla sedimentazione dello strato più antico, quello in viola, fino a completare la successione stratigrafica che raggiunge la configurazione attuale. Quindi questa simulazione permette di andare ad esaminare se nel passato si sono generate le condizioni adatte per determinare la generazione dell'idrocarburo e la sua successiva accumulazione. Un altro utilizzo della modellazione dinamica è come strumento predittivo nella valutazione del rischio legato all'esplorazione, in altri termini per ridurre il grado di incertezza sul quando e dove l'idrocarburo è stato generato e si è accumulato. Come però si sviluppa tutto ciò? Si parte dalla modellazione statica, in cui un elemento primordiale da analizzare sono le faglie, che qui vedete riportate. Caratterizza il modello con il dato litostratigrafico e successivamente anche, se necessario e soprattutto disponibili, con proprietà petrofisiche. Tutte queste proprietà geologiche, tutte queste caratteristiche geologiche nella modellazione statica sono definite in un determinato punto, in un determinato tempo. Il modello così costruito, statico, è la base della successiva modellazione dinamica, dove invece vengono valutate le variazioni delle medesime caratteristiche e proprietà geologiche, come variano in funzione dello spazio e del tempo. E in questo lavoro sto utilizzando questa tipologia, questa metodologia, per meglio andare a vincolare la porzione di source che è entrata nella finestra d'olio e quindi ha generato l'idrocarburo, e per capire meglio il processo di migrazione dell'idrocarburo dalla source alle rocce reservoir.
Questo approccio, il sistema che, il petrolifero che sto studiando, è situato in Italia centrale, più precisamente nell'onshore della regione Abruzzo, ed è compreso fra i pozzi a nord, i campi ad olio, scusate, a nord di Bonanno, Valle Cupa e Cigno, e a sud, a circa 10 km più a sud, dal versante settentrionale della Maiella, che a mio avviso è lo si può definire come un laboratorio a cielo aperto, in quanto qui affiorano gli elementi principali di un sistema petrolifero, ad eccetto della SURS, quindi la roccia SIL e la roccia reservoir, che sono campionabili e di conseguenza facilmente caratterizzabili in laboratorio. Inoltre qui la roccia reservoir che affiora presenta anche un diverso contenuto di idrocarburo, come si può vedere da questa immagine, che fuoriesce da delle fratture in affioramento. Questo sistema petrolifero che sto studiando l'ho definito Burano Bolognano, seguendo la nomenclatura classica, che quindi prevede il primo nome, il nome della source rock, e la formazione di Burano è definita da molti autori in letteratura la roccia madre che ha generato gli idrocarburi presenti che conosciamo esserci in quest'area, mentre diciamo un grado di incertezza e ancora molta discussione è sul localizzare la porzione di questa source che ha generato gli idrocarburi, ed è quello che andrò a fare poi con la modellazione dinamica. E Bolognano, il secondo termine, invece fa riferimento all'intervallo alla roccia reservoir, che appunto è la formazione di Bolognano e che rappresenta un ottimo reservoir come ho caratterizzato in laboratorio. Il punto esclamativo invece sta ad indicarci che questo è un sistema petrolifero del quale è noto quasi tutto. La roccia SIL, le rocce SIL, anzi, sono le marne bipelagiche che affiorano sul versante settentrionale della Maiella e le marne e le evaporiti del Messiniano. Quindi per applicare l'approccio metodologico della modellazione dinamica sono partita dalla costruzione del modello statico utilizzando il software Petrel, per cui ho ricostruito tutto il mio modello 3D dei principali intervalli stratigrafici e una volta completato il modello 3D ho estratto l'interpretazione di una sezione 2D che attraversa il modello e importata successivamente nel software PedroMod che ho utilizzato per la successiva modellazione dinamica. Andando a vedere quindi nel dettaglio e partendo dal modello statico, ho dapprima individuato gli elementi strutturali da carte geologiche e dati presenti in letteratura, mappe presenti in letteratura, confrontate poi con i dati di terreno, di affioramento. Successivamente ho integrato il modello con dati derivanti, litostratigrafici derivanti da dati di pozzo e in particolare per il versante settentrionale della Maiella ho avuto la possibilità di poter reperire un antico dataset presso gli archivi storici dell'ENI di Pomezia. Questo dataset comprende circa 200 pozzi che sono stati perforati, molto superficiali, che sono stati perforati dalla compagnia Alba in una maglia regolare di circa 100-200 metri di distanza l'una dall'altra. Il dato riportato su ciascun pozzo è il dato stratigrafico, come è possibile osservare nella figura a fianco, l'intervallo mineralizzato e la quantità di idrocarburo presente. Tutti questi dati sono stati digitalizzati all'interno del progetto Petrel e questi, in particolare questi log di saturazione, di variazione della saturazione in idrocarburo, sono stati il dato di input per la costruzione delle successive superfici dei principali intervalli stratigrafici dell'area investigata. Per quanto riguarda invece i campi ad olio più a nord, il dato litostratigrafico è derivato dall'analisi litostratigrafica dei report di circa 60 pozzi scaricati dal progetto Vitepi.
Quindi tutti i top delle formazioni incontrati dai pozzi sono state caricate all'interno del software Petrel e sono stati il dato di input che mi ha permesso un'accurata ricostruzione degli intervalli, dei principali intervalli stratigrafici dell'area. E se immaginiamo di fare una sezione che parte dalla Maiella e arriva ai campi più a nord, attraverso tutto il modello, quello che osserviamo è una sezione del tipo dove la scala verticale è esagerata rispetto alla scala orizzontale, però da un punto di vista stratigrafico possiamo vedere che gli strati sono continui lateralmente e assumono una tipica geometria a rampa. Una volta quindi definito il modello 3D dell'area analizzata, ho estratto diverse sezioni e in particolare oggi vi mostrerò i risultati di simulazione lungo la sezione BB', che risulta essere parallela ai principali trend e parallela soprattutto alle distribuzioni di idrocarburi che abbiamo mappato nella Maiella. Questa sezione, inoltre un importante step della modellazione dinamica è appunto l'attribuzione delle proprietà petrofisiche, che in modo particolare la porosità, che guidano la migrazione dell'idrocarburo dalla source verso la roccia reservoir. E in particolare, poiché appunto ho detto precedentemente che la Maiella è appunto un laboratorio a cielo aperto, ho avuto la possibilità di collezionare i campioni, in modo particolare dell'intervallo di reservoir, ma anche del SIL, sul quale ho fatto e sto conducendo delle analisi di laboratorio in termini soprattutto di densità e porosità, ma sull'intervallo di reservoir ho condotto anche misure di velocità acustiche all'aumentare della pressione di confinamento. E proprio partendo da quest'ultimo dato e assumendo un gradiente di pressione costante, sono stata in grado di andare a vedere come la porosità varia in funzione della profondità, ed è proprio questo il dato che il simulatore utilizza all'interno dell'intervallo che ho definito reservoir. Quindi questa che vedete qui è la sezione che andremo ad analizzare, e gli strati più superficiali derivano dal progetto Petrel, mentre quelli più profondi, che non sono perforati dalla maggior parte dei pozzi presenti nell'area, sono stati calibrati con il dato dei pozzi che hanno raggiunto profondità maggiori, che per l'area investigata sono Caramanico 1 e Cigno 2. Vi ho detto all'inizio che un importante quesito a cui ho cercato di rispondere è la posizione della source rock che è entrata all'interno della finestra ad olio e ha generato l'idrocarburo. E quindi per rispondere a questo quesito ho definito tre possibilità: una che la source rock attiva è sotto la Maiella, una sotto le strutture di Cigno e Valle Cupa e una ancora più a nord di queste ultime strutture. Il modello quindi di simulazione, i risultati della simulazione mostrano che se la source rock attiva è posizionata sotto la Maiella, la migrazione, l'olio migra con una forte componente verticale e si accumula all'interno del reservoir principalmente nella struttura della Maiella, e quasi un nulla idrocarburo è presente all'interno nelle strutture di Cigno e Valle Cupa, dove invece l'idrocarburo è stato intensamente sfruttato. Quindi per cercare di capire quale fosse la miglior localizzazione della roccia, della porzione di roccia madre, ho spostato la parte attiva della source rock più a nord e ad esempio posizionandola sotto quelle strutture di Cigno e Valle Cupa o anche ancora più a nord, si può osservare una distribuzione degli idrocarburi più simile a quella che conosciamo attualmente, ovvero idrocarburo presente nelle strutture di Cigno e Valle Cupa e una migrazione poi laterale dell'idrocarburo verso la Maiella. Quindi da questi risultati
Considerando quindi una possibile source rock, una possibile porzione di source rock attiva sotto le strutture di Cigno e Valle Cupa, quindi più a nord comunque della Maiella, ho fatto un'interpretazione di come tutto il sistema petrolifero è funzionato nel passato. E quindi dopo l'espulsione dalla source rock, l'olio è migrato con una forte componente verticale verso le soprastanti rocce reservoir, si è accumulato nel principale intervallo di reservoir nel momento in cui si sono deposti i principali SIL, quindi le marne emipelagiche e vaporiti e marne del Messiniano. Successivamente l'olio è migrato lateralmente verso la Maiella, che è situata nella parte sud-est della sezione, e migrando lateralmente questo olio, poiché ha migrato a una bassa profondità, ha subito un processo di biodegradazione. Questo processo di biodegradazione è confermato anche dai valori di densità che ho derivato sia dai dati presenti sui report dei pozzi per l'area di Cigno, che mostrano quindi un grado API minore di 25 gradi, ma che io stessa ho osservato per i bitumi, per questi oli pesanti che ho collezionato direttamente in affioramento in Maiella, che mostrano da dati di laboratorio una alta densità di circa 1,14 grammi sul centimetro cubo e quindi un grado API minore di 1. Quindi per concludere, questa modellazione, ho eseguito prima una modellazione 3D che mi ha permesso la ricostruzione dell'intera area, basandomi su dati di sottosuperficie, quindi da dati di pozzo, di affioramento, e poi ho estratto delle sezioni 2D sul quale ho prodotto dei modelli di simulazione di come quindi ha funzionato sistema petrolifero, fortemente vincolati a dati di laboratorio, in modo particolare per l'intervallo di reservoir, e osservato che molto probabilmente la roccia madre che è entrata nella finestra d'olio e quindi ha prodotto l'idrocarburo è situata sicuramente a nord della Maiella. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie mille per la presentazione. Adesso abbiamo tempo per qualche domanda. Ci sono domande? Ne ho una io, ma non so, cioè forse l'hai detto e mi sono persa un pezzo. Le informazioni dei pozzi che avete scaricato da Wipedia, la parte insomma di geofisica dei log, poi l'avete utilizzata per le strade delle informazioni, come dire, trasformare le grado di resistività o di velocità delle onde P in porosità e altri parametri petrofisici? Purtroppo per quei pozzi c'era soltanto il dato di resistività e il potenziale spontaneo, che sono stati, li ho digitalizzati anche per avere un dato già pronto digitale da utilizzare e sono, diciamo, li ho utilizzati soltanto in riferimento all'analisi litostratigrafica che poi ho fatto. Ho unito quindi il dato di resistivity e di potenziale spontaneo all'analisi litostratigrafica per andare a determinare il top della formazione incontrata dal pozzo e quindi poi caricare quel dato nel progetto Petrel e vincolare la costruzione della superficie relativamente a quel top nel modello, nella costruzione della superficie all'interno del modello. Ho capito, diciamo, avete preso soprattutto l'informazione geologica, ecco. Sì, principalmente sì, perché in alcuni pozzi addirittura non in tutti c'era il resistivity. Certo, sì. Anche abbastanza degli anni 50. Sì. Ma avete anche usato anche informazioni dalla sismica? Perché là ci sono delle linee sismiche, giusto? In realtà una linea sismica sta vicino al pozzo Caramanico, che però non, cioè, è poco definito, il pozzo Caramanico sta qui in basso,
e nella parte più inferiore del modellaria modellata, ma non si distingue molto, perché è anche una sismica onshore dell'epoca, non si distingue molto. E nell'area, diciamo, dati pubblici non ce ne sono proprio di belli, che mi hanno potuto aiutare anche, per esempio, a vincolare la struttura, i layers più in profondità. Ho capito. Grazie. Grazie. Non so se ci sono altre domande. Ah, abbiamo tempo. Più che una domanda, un commento. Trovo molto bello il fatto, l'unione nella stessa presentazione di un approccio nell'utilizzo di software moderni e potenza di calcolo e dati che definire vintage è già chiamarli moderni. Quindi è un po' la dimostrazione che dai dati, anche se acquisiti molti anni fa, con le nuove tecniche di processing rese disponibili sia dalla letteratura scientifica sia dalle potenzialità di calcolo disponibili attualmente, è possibile estrarre ancora tanta nuova informazione. Esatto. E dà comunque senso a meeting come il GNGTS, ovvero la scienza, gli avanzamenti della scienza sono spesso indipendenti anche dal dover avere nuovi dati acquisiti, ma c'è ancora molto che si può fare con gli stessi dataset. Magari anche non così vecchi, magari c'è qualcosa di più moderno, spesso se si è fortunati, però questo è, pur in un caso estremo, una bella dimostrazione. Esatto, sono completamente d'accordo e stiamo cercando di fare un procedimento inverso, partire da dati di laboratorio per cercare ad esempio di fare della sismica e quindi fare tutto il procedimento all'incontrario, visto che comunque in Maiella abbiamo un'ottima possibilità di poter campionare la roccia reservoir, in quanto affiora sia pulita che completamente con diversi contenuti di bitume, quindi abbiamo anche fatto uno studio sulla risposta, sulla diversa risposta sismica del campione di carbonato in funzione della presenza o meno dell'idrocarburo. Quindi offre un'ottima possibilità la Maiella di studio. Benissimo. Grazie. Grazie. Abbiamo ora come ultimo contributo nella sessione 3.1 un poster che, vista la strana modalità di fruizione quest'anno obbligati da Covid, in realtà verrà comunque presentato, ma sarà poi disponibile anche nella sezione poster sul sito del congresso. Quindi... grazie, buonasera a tutti. Mi sentite? Sì. Sì, benissimo. Benissimo, allora condivido lo schermo. Non capisco perché... Sì, neanch'io ne vedo solo un pezzetto di schermo, non so voi... Allora, scusatemi un secondo... Interrompo la condivisione e lo rifaccio perché c'era qualcosa che non andava. Dovrebbe andare questo. Lo vedete? Io lo vedo sempre. Adesso sì, meglio. Prova a mettere in presentazione. Prova a mettere in presentazione. Sì, secondo me è quello il problema. Sì, infatti. Scusate un attimo. Dovrebbe partire, sì. Ok, perfetto. Questo poster riassume il lavoro che è stato fatto nell'area del mare di Ross nord-occidentale in Antartide, in particolare nel bacino morfologico Drygalski settentrionale, dove durante l'ultimo glaciale i ghiacciai della terra di Vittoria si sono espansi sulla piattaforma continentale a nord, fino a nord della Cullman Island, e lì sono rimasti ancorati nel fondomare accumulando due principali depositi di sedimenti glaciali,
che sono il Cullman Island Grounding Zone Wedge, ben noto, e l'altro Grounding Zone Wedge antistante più prossimo alla costa, che noi abbiamo nominato Borcherevin Coast Grounding Zone Wedge. Quest'ultimo Grounding Zone Wedge è stato costruito con i depositi di sedimenti glaciali apportati dai ghiacciai validivi della terra di Vittoria settentrionale, il ghiacciaio Borcherevin e il ghiacciaio Mariner. Con tutti i dati a nostra disposizione, quindi utilizzando la sismica, ma soprattutto i profili di Sabbottom e le griglie di Multipim, noi abbiamo delineato, ove i dati lo consentivano, questa Grounding Zone Wedge, la Borcherevin Coast Grounding Zone Wedge da noi studiata, calcolandone l'area, ma soprattutto lo spessore dei sedimenti deposti e il volume dei sedimenti deposti. Sì. Avendo noti quindi questi dati, quali l'area e il volume della Grounding Zone Wedge studiata, abbiamo considerato anche la possibile area del paleobacino di raccolta e di drenaggio dei ghiacciai Borcherevin e Mariner, in modo tale da poter fare una stima quindi del flusso di sedimenti e dell'apporto di sedimenti si è verificato durante i 10.000 anni circa in cui i ghiacciai sarebbero rimasti stabili in corrispondenza della Grounding Zone Wedge. Questo dato dei 10.000 anni ci viene deconfermato dalle datazioni dei sedimenti dalla Cullman Island Grounding Zone Wedge. Noi abbiamo ipotizzato anche, anche tempi di deposizione e quindi di permanenza dei ghiacciai Borcherevin e Mariner maggiori di permanenza in corrispondenza della Grounding Zone Wedge, maggiori dei 10.000 anni. Questo per validare o meno l'ipotesi che i ghiacciai valdivi della terra di Vittoria possano essere stati proprio gli ultimi a ritirarsi durante la fase o le fasi di deglaciazione del mare di Ross occidentale. Inoltre abbiamo anche valutato un'area del bacino di raccolta e di drenaggio del paleo bacino di raccolta e di drenaggio maggiore rispetto a quella ipotizzata inizialmente, quindi raddoppiata, in quanto abbiamo considerato il fatto che forse, probabilmente, anche i due ghiacciai vallivi, il Parker e l'Aviator, possano aver confluito nel Borcherevin e nel Mariner e aver quindi contribuito all'apporto di sedimenti. In conclusione, possiamo dire che non è affatto da escludersi che i ghiacciai della terra di Vittoria settentrionale si siano ritirati in fase tardiva durante il processo di deglaciazione del mare di Ross nord-occidentale. Grazie mille, Chiara. Grazie a voi per l'attenzione. Ci sono domande? Ricordo che i poster sono disponibili
per una fruizione più da poster, quindi potendo zoomare le immagini diventa più facile, sì, chiaramente, infatti, vista la ricchezza informativa sul sito del GNGTS, però purtroppo quest'anno va così. Quindi speriamo di poter riprendere con la normale vita per il prossimo GNGTS. Quindi se non ci sono domande specifiche su questo lavoro, aprirei la discussione su quello che abbiamo visto oggi, quindi se ci sono domande, perplessità o curiosità su tutti i lavori della giornata visti durante la sessione 3.1. Sicuramente lavori che possono sembrare eterogenei nel loro insieme, ma che in realtà hanno comunque un filo conduttore. Quello che mi è piaciuto molto è di finalmente iniziare a vedere un machine learning che non fa più paura, nel senso che viene ormai descritto come una possibile altra tecnica di ottimizzazione o tecnica risolutiva con gli strumenti che siamo abituati già ad utilizzare per tutte le altre, per tutti gli altri tipi di approcci. Sicuramente machine learning che ancora deve essere dominato e che forse deve ancora un pochino trovare nell'ambito della geofisica una vera e propria killer application, ma che ovunque sia necessario un passo soprattutto non lineare, quindi una parte di non linearità, una parte interpretativa o un decisore, vista la sua naturale presenza di in ogni livello, in ogni nodo di una funzione non lineare, può dire sicuramente la sua, limitando poi quello che è l'intervento dell'utente. O perlomeno, dopo il giusto training, dando la possibilità all'utente non particolarmente skilled di fare proprie le capacità di un utente skilled o del data scientist che ha costruito e addestrato la rete. Non so, gli esperti di machine learning della sessione, ovvero le presentazioni che abbiamo visto, cosa pensano di questa mia affermazione? Paolo, scusa, ma voglio dare una notizia, diciamo, tecnica, organizzativa. Sì. Nella chat copio il link per la sessione 3.2 di domani, perché è cambiata. Ok, il problema è che non credo che in questa chat ci siano tutti quelli. No, però intanto avvisiamo, così la gente sa. Esatto, ecco, tutti coloro che comunque vogliono seguire la 3.2 si copino e incollino questo link, sì, da qualche parte, perché questa chat muore tra un po' di minuti quando finirà questa sessione. Infatti, è per questo che l'ho detto subito. Sì, sì, no, hai fatto benissimo. Previsto anche l'invio di una mail, scusa. Sì, benissimo, grazie Luca. Sì, sì, certo, però intanto Luca, peraltro, colgo l'occasione per ringraziarti, perché comunque, pur nella difficoltà della novità e della giornata, mi sembra sia tutto molto liscio. Nei tempi, tutto sommato. Onestamente siamo riusciti, solitamente avevamo più ritardi de visu che online. In realtà qui ce l'abbiamo fatta perfettamente. Grazie. Non so se Peng, che però non so se è ancora collegato, e soprattutto visto che stiamo discutendo in italiano, non so se ha capito quello che stiamo dicendo, però forse non lo vedo neanche più. Comunque i suoi coautori e Vincenzo Lipari possono commentare su questo. Sì, Paolo, diciamo, sono d'accordo con te, cioè nel senso, il machine learning non fa più paura, anzi forse fa troppa poca paura, nel senso che alcuni tendono a utilizzarlo per tutto, cosa che, diciamo, non è
e potrebbe, cioè, poi rivelarsi in una qualche delusione. Invece utilizzarlo come dici tu potrebbe essere molto utile. Anche se in realtà, diciamo, la nostra presentazione tecnicamente non era machine learning, cioè utilizziamo gli strumenti del machine learning, però in modo molto più, in qualche modo, tradizionale. Cioè, no, assolutamente d'accordo. Infatti la cosa che adoro del DeepImage Prior è che è vestito da machine learning, usa gli strumenti informatici messi a disposizione del machine learning, che vuol dire librerie estremamente efficienti che funzionano su GPU e che uno non deve scriversi, se no sarebbe una cosa molto complessa, per fare un'inversione. Quindi molto interessante. Quindi è quasi un modo, è da confrontare con altri metodi di inversione, tendenzialmente inversione globale, come abbiamo visto altri esempi che possono essere il particle swarm, ma come potrebbe essere l'ant colony, che più o meno è simile, e comunque quelli che sono metodi globali, parenti, l'altro, della, Paolo, genetica. In linea di principio, nulla vieta, e anzi ci sono stati fatti tentativi, invece di usare differenziazione automatica, ottimizzare le reti con metodi globali. Assolutamente, ci sono esempi, esatto, con tipicamente con algoritmi genetici. Diciamo che l'unico punto che trovo rimanga ancora aperto e più complesso nel mondo del machine learning è mentre ad esempio nella presentazione che abbiamo visto, e qui anche l'autrice può commentare, basata su un'inversione con particle swarm, il numero di parametri tutto sommato è semplice, e quello che è molto importante è il modello fisico che c'è alla base per costruire la funzione obiettivo, visto che negli approcci machine learning classici il modello fisico, tra virgolette, non c'è, ma viene imparato dalla rete durante l'addestramento, il key point è la topologia della rete. Quindi tra le svariate possibili, infinite topologie, quello che è il miglior rapporto, direi qualità-prezzo, ovvero minor numero di elementi, che vuol dire minor costo, e miglior comportamento e generalizzazione. Mm-hmm. Quindi non so se chi ha già provato a utilizzare, se possono esserci commenti, su librerie tipo TPOT, che fanno una ricerca genetica tra svariate, tendenzialmente infinite, topologie per verificare qual è la migliore in fase di addestramento. È molto interessante, vuol dire solitamente avere un cluster sotto la scrivania, però trovo che sia interessante. Ma alla fine, quella che è la mia sensazione è che il machine learning non deve essere una scusa per diventare pigri e non capire i problemi. Ad esempio, non so se c'è ancora, mi sembra di averlo visto, Vittorio De Tomasi ha presentato qualcosa che potrebbe essere aggredito anche con machine learning, ma le sue analisi hanno permesso di avere degli insight, quindi capire meglio il problema rispetto a quello che ti può dare un machine learning, che dà un risultato, può dare un ottimo risultato, ma forse non ti fa crescere come scienziato. Usiamo questa parola forte. Non so cosa ne pensi, Vittorio. Ma guarda, io esperienza di machine learning ce l'ho non in ENI ma fuori, in ambito astronomico, per un lavoro che sto facendo con un osservatorio. E quello che abbiamo visto è che funziona quando si metti dentro la fisica, altrimenti devi mettere dentro talmente tanti parametri da controllare che alla fine incappi quella che chiamano la course of dimensionality, non ottieni grandi risultati. Qui nel nostro caso effettivamente avevamo considerato l'ipotesi di collegare assieme più informazioni, ma
al momento ne avevamo una sola, nel senso che avevamo l'impedenza dove ce l'avevi, e dove non, ave- non potevi fare l'inversione, potevi ti attaccavi alla, alla sweetness. Adesso dovremmo riuscire ad avere impedenza e sweetness assieme, questa potrebbe essere un'evoluzione, quella da, senz'altro da, da analizzare, però insomma è sempre da vedere, è ancora molto da capire. Il problema è che comunque è un settore in cui i dati di calibrazione sono, come hai visto, molto molto pochi, per cui assolutamente questo. Una cosa che trovo molto interessante, che è un modo per indirettamente forzare la fisica all'interno di una rete è fare una buona parte del, o perlomeno aumentare la dimensionalità dei dataset di training con dati simulati, che quindi usano il modello che suppongo sia quello corretto per il problema. Quindi anche quello è un approccio possibile. Presenta anche lui alcuni rischi, nel senso che dato un modello sbagliato posso ottenere risultati sbagliati, però quello è ovvio. Non so se qualcun altro vuol contribuire. Vedo Aldo Vesnaver, non lo vedo più, se no sono sicuro che avrebbe partecipato volentieri alla discussione. Non so se gli altri autori dei paper che abbiamo visto vogliono aggiungere qualcosa o magari suggerire o pubblicizzare i lavori futuri o le continuazioni di questi lavori. Se no, direi che la sessione è conclusa, direi con successo, visto la prima esperienza con di GNGTS remoto, e vi invito tutti alla sessione di domani mattina e anche pomeriggio 3.2, quindi sulla geofisica superficiale, geofisica applicata superficiale, credo inizia alle 9. E mi raccomando, copiate e incollate il nuovo indirizzo, se no arriverà comunque anche per mail, speriamo. Ringrazio anche Michela Giustiniani e Nicola Bienati per tutto il lavoro che ovviamente non si è limitato solamente a oggi, ma mi ha permesso. Abbiamo, diciamo, fatto qualcosa anche in questo GNGTS. E niente, da parte mia spero di vedere tutti in un GNGTS prossimo dal vivo, perché effettivamente vedere tutti dai propri ufficetto, dai propri studioli in casa non è la vita che tutti vorremmo fare, perlomeno da parte mia. Grazie Paolo, grazie Michela, ciao a tutti. Grazie, grazie a Grazie a tutti. tutti, grazie a Grazie a tutti e tutti. Ciao. Ciao, ciao. buona serata.